Buon pomeriggio a tutti, buona domenica, in un orario leggermente diverso rispetto al nostro orario tradizionale del fine settimana delle 17. Oggi è il 15 di luglio, siamo in diretta alle 16:30 perché, come ho scritto su Facebook qualche minuto fa, non voglio mettermi in concorrenza con la finale dei mondiali Francia-Croazia. Va bene che mi seguite con affetto, ma capisco che tutto ha un limite. Peraltro io lo dico, tiferò per la Croazia, perché per vari motivi. Uno perché abbiamo una tradizionale diciamo, concorrenza con i nostri cugini d'Oltralpe e visto che noi abbiamo vinto quattro coppe e loro una, conviene mantenere la distanza. Ho un amico molto caro croato che si chiama Igor e quindi anche per simpatia nei confronti di Igor, tiferò per i nostri amici a scacchi e anche per il fatto che non hanno vinto mai e quindi avere una matricola, beh, poco male. E poi lo faccio anche per un'altra ragione, e cioè che non voglio lasciare il monopolio del tifo a gente come se, per la Croazia, a gente come Salvini, a quelli che guardano al fatto che la Croazia è fatta di giocatori bianchi. Mi sembra l'ennesima porcheria fatta da chi vuole ideologizzare tutto, e se invece una piccola nazione vicina con 4 milioni di abitanti vince il campionato del mondo, potremmo anche festeggiare senza pensare al colore della pelle dei suoi giocatori e senza sporcare con queste cose puzzolenti anche il mondo dello sport. Insomma, cerchiamo di tenerli fuori. E se vincessero i cugini francesi, ma va bene lo stesso. Le cose che volevo dirvi oggi, poche ma precise. La prima riguarda il fatto che quest'oggi è il Disability Day, Disability Pride, il giorno dell'orgoglio delle persone con disabilità. Si celebra a Roma e in molte altre città del mondo e sarà presente a Roma il ministro Fontana che, come sapete, ha fatto un ministero della disabilità. Devo dire che le persone con disabilità, io ho parlato molto a lungo con Lisa Noja, che è una delle mie colleghe deputate del PD, bravissima. Diciamo, nel mondo delle persone con disabilità c'è una grande preoccupazione che questo ministero possa diventare una sorta di ministero dell'assistenza e che possa cristallizzare anche culturalmente una differenza, che le persone con disabilità, giustamente non sentono. Una volta un'altra mia amica mi ha detto: "Guarda, che la disabilità non è in me, è fuori di me, è nelle barriere che voi ponete rispetto alla possibilità per me di accedere ai luoghi." E ha ragione. Infatti il Partito Democratico, e Lisa Noja se ne sta occupando moltissimo, ha presentato una proposta di legge proprio per garantire l'accessibilità universale ai luoghi, a tutti i luoghi, a tutti i cittadini, perché questo davvero è il punto. Non bisogna preoccuparsi delle persone con disabilità come persone che hanno una possibilità in meno, bisogna fare un mondo che sia accessibile a tutti e a quel punto le disabilità non sarebbero più, come dire, neanche notate. È in quella direzione che bisogna andare. Io penso appunto che questo ministero sia un ministero molto regressivo dal punto di vista culturale e invece appoggio appunto persone come Lisa che stanno lavorando. Lisa, tra l'altro, è stata la delegata del sindaco di Milano, è la delegata del sindaco di Milano per le politiche per l'accessibilità e credo che appunto dobbiamo fare un lavoro insieme a loro che vada in quella direzione, fare in modo che ciascuno possa andare dappertutto. È così semplice e invece le nostre strade sono spesso, come dire, tempestate di gradini, di salite, di cose che potrebbero benissimo non esserci. Basterebbe metterci un pochino d'attenzione e guardare il mondo con gli occhi degli altri. Quello credo che sia, come dire, la ricetta. E poi, visto che è domenica e visto che tra poco comincia la partita, volevo soltanto dire ancora qualcosa sul nostro ministro del suicidio economico, come lo chiamo io, non è il ministro dello sviluppo economico, è il ministro del suicidio economico perché, come dire, paradossalmente, una persona che dovrebbe avere la responsabilità, di, occuparsi di far crescere la nostra economia prende provvedimenti che la fanno regredire. Il primo, lo sapete benissimo, è questo famoso decreto dignità, una parola boomerang che gli sta ritornando addosso. La dignità è un'altra cosa e la dignità non viene data per decreto legge, men che mai dal ministro del suicidio economico Di Maio. Sapete che la relazione tecnica dice la verità, dice cioè che se si irrigidiscono i contratti a tempo determinato, non è detto che questi diventino contratti a tempo indeterminato. Può darsi che il contratto a tempo determinato finisca e basta.
soprattutto perché, tra l'altro, nello stesso decreto di Maio è previsto per i contratti a tempo indeterminato un aumento di quella che è la sanzione, diciamo così, in caso di licenziamento senza giusta causa, e quindi l'imprenditore non è neanche incoraggiato a utilizzare lo strumento del contratto a tempo indeterminato. E questo semplicemente dice la relazione tecnica, una relazione che dice: guardate che se irrigidendo il meccanismo, e quindi facendo in modo che diventi più costoso e più difficile allungare i contratti, è del tutto probabile che una quota di quei contratti non sarà rinnovata, è del tutto probabile che una quota ancora più piccola, prudenzialmente del 10%, quindi degli 80.000 che potrebbero non essere rinnovati, dice la relazione tecnica, 8.000 persone, il 10% potrebbero proprio non trovare un'altra occupazione. Una stima assolutamente, come dire, prudenziale, di cui ci si stupisce e si dice: ah, qualcuno ci ha messo una manina. Ma verrebbe da dire, anche se qualcuno ci ha messo una manina, ma voi le carte, prima di mandarle in giro, le leggete oppure no? Perché se c'era scritto in relazione tecnica questa cosa e non vi piaceva, piuttosto che invece di come dire, minacciare i licenziamenti a destra e a manca come se lo Stato fosse di vostra proprietà, converrebbe leggere le carte, e se c'è qualcosa che non convince si chiede a chi ha prodotto la relazione tecnica, che sono organismi tecnici, non politici, quindi organismi che prendono, che fanno valutazioni di ordine tecnico, e questa che vi ho descritto brevemente è una valutazione secondo me prudenziale. Allora conviene leggere le carte e poi eventualmente modificare, e non fare uscire le carte e poi minacciare qualcuno di licenziamento, come fa il ministro del suicidio economico. Altro licenziamento che, come avete letto in questi giorni, il nostro appunto ministro del suicidio economico sta minacciando nei confronti di quei funzionari pubblici che dovessero eventualmente pensare che i trattati di libero scambio sono una buona cosa. Perché che cosa dice Di Maio? Dice: trattati di libero scambio non si devono fare, chi la pensa così, soprattutto del nostro trattato con il Canada, sarà licenziato. Peccato che l'Italia sia uno dei più grandi paesi esportatori al mondo, e che quindi il ministro dello sviluppo economico e non del suicidio economico dovrebbe dire: apriamo quanti più mercati possibile le nostre merci, perché l'Italia prospera sulle esportazioni e prospera anche sulle esportazioni con il Canada. Tenete conto che noi, il nostro interscambio con il Canada è stato l'anno scorso di circa 5 miliardi, di questi 5 miliardi sono 3 miliardi e 7 le nostre esportazioni, quindi noi abbiamo un ampio avanzo della bilancia commerciale, più di un miliardo, quasi un miliardo e mezzo di avanzo della bilancia commerciale con il Canada. Il CETA, il famoso trattato sul Canada, scusate se vi do qualche spiegazione tecnica, ma non capita spesso e cerco di essere il più chiaro possibile perché può essere interessante. E che cos'è il CETA? È un trattato di libero scambio, quindi un trattato tra due parti, il Canada e l'Unione Europea, che si impegnano ad abolire i dazi sulle merci vendute ciascuno nel mercato dell'altro. Ed è chiaro che un trattato di libero scambio prevede reciproche concessioni, come qualsiasi contratto prevede concessioni da parte europea ai canadesi e concessioni canadese agli europei. Però, come ho detto, noi italiani vendiamo in Canada molto più di quanto non compriamo, quindi le concessioni che abbiamo ricevuto sono molte di più di quelle che abbiamo dato. Ed è chiaro che qualcuno può dispiacersi, perché ovviamente i produttori italiani, taluni produttori italiani che vedono merci canadesi arrivare da queste parti, possono dispiacersi perché possono trovare che ci sia una concorrenza. Ma naturalmente noi dobbiamo guardare alle cose nel più ampio spettro, e pensare che, prima di tutto, questo è una cosa da chiarire, non è un trattato che riguarda solo l'agroalimentare. Per capirci, delle nostre esportazioni in Canada di macchinari, per esempio, noi esportiamo circa un miliardo, e su questo miliardo c'è circa il 9% di dazi. Ora, da quando il trattato è entrato provvisoriamente in vigore, perché questi trattati, diciamo così, facciamola la più semplice possibile, entrano in vigore definitivamente quando tutti i paesi li hanno, i 28 paesi dell'Unione li hanno ratificati, ma prima della ratifica di tutti basta un voto del Parlamento europeo per farli entrare in esecuzione cosiddetta provvisoria. Voto del Parlamento europeo che c'è stato, e quindi il trattato, il CETA, è già in vigore per le parti di competenza appunto dell'Unione Europea e sul commercio sicuramente già dal settembre dell'anno scorso. Da allora 11 paesi lo hanno ratificato, tra cui l'Austria di Kurz, gli amici di Salvini per intenderci. Cosa dice Di Maio? Noi non lo vogliamo ratificare e quindi vogliamo mandarlo gambe all'aria, perché se solo l'Italia, quindi anche soltanto un paese dei 28, non lo ratificasse, il trattato andrebbe nel nulla
per tutti e 28 i paesi. Ora, che cosa è successo? Che il trattato è entrato in vigore in settembre, e da quando in settembre il trattato è entrato in vigore, le esportazioni italiane sono aumentate di circa l'8%, quindi sono aumentate a dimostrazione di quello che è il vantaggio per l'economia italiana tutto considerato. E quindi, peraltro, va detta una cosa molto importante, che noi in questo trattato per la prima volta abbiamo il riconoscimento da parte di una controparte anglosassone ma non europea, quindi il Canada, perché per esempio non si applica in Australia né in Nuova Zelanda. Il Canada riconosce per la prima volta le indicazioni geografiche tipiche, cioè riconosce, per esempio, che il parmigiano reggiano si può chiamare così soltanto se fatto nella zona del parmigiano reggiano dal consorzio del parmigiano reggiano. Prima così non era. Noi abbiamo ottenuto il riconoscimento di 41 indicazioni geografiche. Qualcuno dice sì, ma soltanto 41. Beh, pensate che queste 41 indicazioni geografiche comunque coprono più del 95% di tutte le esportazioni di prodotti da indicazione geografica tipica. Quindi è vero che sono solo 41, ma coprono quasi la totalità di ciò che esportiamo in Canada. E comunque, se il trattato con Canada non ci fosse, noi riavremmo tutti i dazi in piedi e non avremmo il riconoscimento di nessuna indicazione geografica tipica. Quindi bisogna capire anche questo. Quindi questo è un trattato che oggettivamente è positivo per le nostre esportazioni e per la nostra economia. Ci sono imprese che da settembre dell'anno scorso, quando il trattato è entrato in vigore, hanno esportato di più, semplicemente. Quindi non si capisce come il ministro dello sviluppo economico voglia sviluppare la nostra economia diminuendo le nostre esportazioni. Per questo io lo chiamo il ministro del suicidio economico. E quindi, decreto cosiddetto dignità, CETA e accordi di libero scambio, aggiungo un'altra cosa, che ci sono dei dossier sul tavolo di Di Maio che sono bloccati. Il dossier dell'ILVA. Sapete che c'è un investitore che vuole mettere più di 4 miliardi per bonificare e rilanciare ILVA, e Di Maio non decide. E il tempo, come dire, è scaduto, si è preso una proroga, ma non sta prendendo alcuna decisione. O pensate al dossier all'Italia, un altro dossier che era sul tavolo di Carlo Calenda e che è rimasto bloccato. Il che per la nostra economia è sicuramente un problema, perché si tratta di due imprese importanti, strategiche per il nostro paese, il cui destino è in questo momento in un limbo, perché il ministro del suicidio economico non prende alcuna decisione. Questa è la situazione. Noi settimana prossima, salvo sorprese, dovremmo avere questo famoso decreto in aula. Per quanto mi riguarda, opposizione durissima, per quanto ci riguarda sarà un'opposizione durissima nei confronti di questo decreto, però è importante che si sappia che, a parte, come dire, i proclami, questo governo non sta facendo letteralmente nulla, e sul medio e sul lungo periodo ce ne accorgeremo, perché avremo a soffrirne anche dal punto di vista della sostanza della vita del nostro paese. Io mi fermo qui, consapevole che la dea Eupalla, come diceva Gianni Brera, famoso giornalista sportivo che ci ha lasciato, ahimè, qualche anno fa, è lì che bussa alle porte, quindi vi saluto subito. Vi ricordo di, per favore, condividere questo video attraverso, premendo sulla freccettina che vedete sotto la mia faccia, e naturalmente il video resterà sul mio sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook e su YouTube. Ci vediamo domani alle ore 12, quindi in orario antimeridiano, perché purtroppo è un pomeriggio pazzesco e non riesco a infilarci la diretta, quindi proviamo con un orario diverso, mattutino, più o meno antimeridiano, anzi insomma subito lì a cavallo. Buona partita, per quanto mi riguarda, forza Croazia, che comunque vinca il migliore. Ciao, a domani!